Ah, ragazzi, buongiorno. Oggi parliamo del plank, perché questo esercizio mi capita spesso, magari di mettere delle foto di persone che fanno plank, di me stesso che faccio plank, quasi sempre in atteggiamento di hollow position e apriti cielo, la posizione è sbagliatissima, non serve a niente. E vabbè, ma ormai abbiamo capito come lo facciamo noi il plank, perché vogliamo salire di intensità dell'esercizio e quindi abbiamo questo atteggiamento di hollow position, quindi scapole protratte, depresse e glutei in retroversione. Ma un atteggiamento che poi pochi vanno a valutare è la posizione dei piedi, perché anche qua a volte le persone dicono: ma non si fa sul dorso dei piedi, si fa sulla pianta dei piedi. Quali sono le differenze tra queste due tipologie di esercizi, ossia tra un plank sulla pianta dei piedi e un plank sul dorso dei piedi? Il primo step è andarlo a praticare con la pianta del piede in appoggio, perché, come si può vedere, quando noi appoggiamo la pianta del piede, il piede tende a spingere, quindi anche tutti i muscoli delle gambe hanno un ruolo più importante nell'esecuzione di questo esercizio. C'è un appoggio più attivo del piede e quindi l'esercizio risulterà un pelino più facile. Cosa succede? Se vogliamo rendere l'esercizio più difficile, un ottimo, diciamo, progressione può essere anche la variazione dell'appoggio del piede. Anziché appoggiare plantarmente il piede, lo appoggiamo dorsalmente. Come si può notare? Cosa succede? Succede che c'è un minore intervento delle gambe, quindi di per sé l'esercizio diventa già più difficile, e andando a mettere il piede sull'appoggio dorsale andiamo ad allungare la leva di qualche centimetro e questo vi assicuro che fa la differenza. Un plank in hollow corretto sul dorso dei piedi vi posso assicurare che è un esercizio tostissimo, molto molto impegnativo. Quindi il mio consiglio è ovviamente adattate l'esercizio alle vostre caratteristiche, però crescete di intensità fino ad arrivare alla posizione finale di questo plank sul dorso dei piedi, perché è veramente un ottimo esercizio. Se imparerete a farlo, io vi assicuro che vi darà tantissimo in termini di forza e resistenza del vostro corpo. Provare per credere. Dai, tutti a fare plank in hollow sul dorso dei piedi. Ciao ciao! Ragazzi, PS, perché stavo montando il video, allora ho detto fammi andare a scrivere, sennò poi arrivano quelli fenomeni a mettermi il commento sotto. Cazzo, che braccio che c'ha il coach Miletto! Devo dire che i colori dello studio, probabilmente ci sono dei contrasti differenti nelle immagini. Mamma mia, che braccio! Altro che braccio da secco, no? A parte gli scherzi, sono sempre io, peso sempre uguale, non ho fatto nulla in questo periodo, però probabilmente in tanti me l'hanno chiesto, sei salito di peso? No, peso sempre uguale, sono sempre secco uguale, probabilmente sono i contrasti, le luci che rendono di più e quindi probabilmente anche come ho messo il cellulare sembra che ho il braccione, dai, sono sempre io, eh. Ciao ciao!